Giornata parzialmente soleggiata qui a Siena, ma piuttosto fredda. La partita è iniziata da circa due minuti, sugli spalti 8.000 spettatori venuti ad incitare il Siena, impegnato nella rincorsa alla capolista Novara. Tra gli squalificati oggi la rondo del grosso del Siena, Giorgi Dell'Ascoli. Le formazioni, il Siena gioca con Coppola tra i pali, Vitiello, Rossettini, Terzi e Rossi in difesa. Camatà, Vergassola, Bolzoni e Sesto al centrocampo, le punte sono Brienza e Calaiò. Risponde l'Ascoli con il portiere Coseri, i difensori Gazzola, Faisca, Micolucci e Giallombardo. Al centrocampo a 5, formato da Sommese, Di Donato, Moretti, Pedersoli e Cristiano. L'unica punta è Lupoli, dirige la partita il signor Giancola Di Vasto. Alla 26esima presenza in Serie B, oggi avrà la collaborazione degli assistenti Costa di Palermo e Cucchiarini di Città di Castello. 2 minuti 40 secondi, Siena che gioca in maglia bianconera, righe verticali, pantaloni bianchi e calzoni bianchi, e Ascoli che gioca in completa divisa gialla, 0-0. La linea va allo studio. 42 minuti e 45 secondi, c'è un calcio di punizione a favore del Siena per un fallo commesso su Camatà. Siamo sulla linea di fondo, è una sorta di corner corto, lo seguiremo in diretta. Siena che continua ad attaccare, ma manca sempre qualcosa nei 16 metri finali per sbloccare il risultato. Va detto però che l'Ascoli si difende con ordine. Il 4-5-1 messo in campo da Castori chiude praticamente ogni spazio di manovra alla squadra senese. Sul pallone vediamo Brienza, dal cui piede partono tutte le palle inattive, giocatori che vanno ad addensarsi nell'area di rigore dell'Ascoli. Vediamo il direttore di gara che va a sincerarsi che tutto sia regolare nell'area di rigore. Siamo a circa 10 metri dalla bandierina del calcio d'angolo lungo il fondo campo. Parte il cross, palla che soprattutto lo specchio della porta, poi c'è un tentativo di richiesta di calcio di rigore e credo che l'arbitro abbia decretato un calcio di rigore. Vediamo che protestano vivacemente i giocatori dell'Ascoli, difficile dire come siano andate le cose, l'area era intasatissima, comunque l'arbitro inflessibile ha indicato il dischetto del rigore. Grandi proteste, quindi lasciamo la linea, la riprenderemo al momento del tiro. Non negli uomini gol, infatti difetta in fase conclusiva. Vai. C'è il calcio di rigore per il Siena, dunque assegnato per uno spintonamento a terzi. Adesso il calcio di rigore affidato a Calaiò, che prende la rincorsa dal limite dell'area di rigore. Grandi proteste da parte dei giocatori dell'Ascoli, c'è tanta anche una mini rissa fra i giocatori delle due squadre. L'arbitro dice che tutto è regolare per la battuta di questo calcio di rigore che potrebbe sbarcare il risultato. Di sinistro tiro, la palla in rete, aveva intuito il portiere dell'Ascoli la direzione ma non è riuscito a toccare il pallone, quindi cambia il risultato proprio sul finire del primo tempo. Al 45esimo Siena 1 Ascoli 0. Calaiò su calcio di rigore. Raffa, linea. Grazie, attenzione, prende la linea Siena, il Siena ha raddoppiato, un gol di difficile descrizione, è stato un calcio di punizione dalla linea di fondo, battuto da Brienza, il portiere ha salvato sulla linea, è entrato in scivolata, credo Calaiò, e ha messo il pallone in rete, quindi doppietta da parte dell'attaccante senese, cambia il risultato all'ottavo della ripresa, Siena 2, Ascoli 0, grossa ipoteca sulla vittoria da parte della squadra di Conte. A voi la linea. Sì, mi dai la linea, mentre l'Ascoli effettua la prima sostituzione, esce Djuric ed entra Pedersoli, dunque Siena che ha messo una seria ipoteca, un bel calcio di punizione dalla linea di fondo, una sorta di corner corto battuto dal solito Brienza, il portiere avversario è riuscito a salvare il pallone sulla linea, è entrato in scivolata Calaiò e ha messo la sfera in rete. Adesso l'Ascoli appunto ha sostituito il centrocampista Pedersoli con una punta Djuric, deve recuperare due gol, partita che si mette in grossa salita per la squadra di Castori, squadra che adesso manovra da destra a sinistra rispetto al posto di osservazione, c'è un lancio in avanti ancora da parte di Giallombardo, palla che termina in fallo laterale. Il decimo della ripresa, Ascoli 0, Siena 2, si gioca ovviamente a Siena, andiamo a Modena. Terzo gol del Siena, Brienza, palla che ha battuto sotto la traversa su un cross dalla destra e poi il pallone è entrato in rete, adesso il giocatore viene festeggiato dai compagni. Cambia il risultato qui al Montepaschi Arena, all'undicesimo della ripresa Siena 3, Ascoli 0, il gol di Brienza. Raffa. A Siena siamo al 16esimo, partita virtualmente conclusa, il Siena conduce per 3-0, bellissimo il terzo gol di Brienza all'11esimo, stacco di testa, palla che ha incrociato la traversa e poi è entrata in rete al di là della linea fatale. Nel periodo non collegato è stato espulso Cristiano per doppia ammonizione,
Adesso c'è l'Ascoli che cerca di impostare un tema offensivo e poi devo darvi conto che c'è un'istituzione nelle file di Siena, fuori l'angolano Camatà e dentro Mastro Nunzio. Da questo momento ovviamente ci limiteremo a semplici aggiornamenti. 17 minuti e 40 secondi, Siena 3, Ascoli 0, andiamo a Modena. Pochissimo alla fine della partita, siamo... Finito a Siena, il Siena ha battuto l'Ascoli per 3-0, doppietta di Calaiò, primo gol su rigore e poi Brienza, te la linea.